Cari amici, buon pomeriggio. Come ogni settimana, sono qui per prospettarvi una selezione dei migliori appuntamenti della tradizione popolare italiana. A Fontanigorda, dalle parti di Genova, il 27 ottobre non perdetevi la castagnata. Vale sempre la pena fare un salto per le castagne arrostite, cucinate in ogni modo. Ma anche le torte, i biscotti fatti in casa con la farina di castagne. Tutte prelibatezze offerte gratuitamente, magari accompagnate da un buon vino novello. A Montalcino, il 26 e il 27 ottobre, esplode la Sagra del Tordo, che più che una sagra è una rievocazione storica medievale toscana con una gara fra gli arcieri delle quattro contrade, balli, canti, processioni in costume e soprattutto prelibate specialità, innaffiate dai famosi vini di questa zona. Si potrà degustare gratuitamente pappardelle al cinghiale, pici al sugo, zuppe di fagioli e carne alla brace. E per tutti i golosi del cioccolato arriva l'appuntamento più atteso dell'anno. Sto parlando dell'Euro Chocolate di Perugia, che si svolgerà dal 18 al 27 ottobre. Un'orgia di cioccolato in ogni sua forma per il palato dei migliaia di golosi che ogni anno affollano questa tradizionale manifestazione. Ci spostiamo adesso nella splendida cornice di Piazza di Corte a Sambuci, un caratteristico borgo a poca distanza da Roma, per la festa della polenta il 26 e il 27 ottobre. Questa festa propone, oltre che una degustazione di polenta con spuntature, salsicce, vino, panini e dolci tipici, in uno scenario incantevole, anche un giorno a corte, dove guide in costume d'epoca guideranno i visitatori indietro nel tempo, ricreando scene di vita di corte nel Castello Teodoli. Altra tappa, Minervino Murge, in provincia di Bari, il 26 e il 27 ottobre, dove il fungo cardoncello è da sempre il protagonista della sagra. Un weekend all'insegna delle tradizioni e della scoperta dei prodotti legati alla cucina dell'Alta Murgia. Non mancheranno spettacoli musicali e folcloristici, con saggi di artigianato locale. Ma non andate via se prima non avete assaggiato le famose cime di rapa. Per questo weekend è tutto. Ci vediamo la prossima settimana.